Il nostro non è solo un progetto, ma siamo già in fase di realizzazione sperimentale spinta. Le carte che sono perfettamente funzionanti sono già oltre una cinquantina e prevediamo tra poco, penso a settembre, di andare completamente a regime. Noi collochiamo il progetto Cartadonna all'interno di un grosso investimento che stiamo facendo in materia informatica, ma soprattutto di informatica applicata alle tecnologie ospedaliere. Noi stiamo lavorando sull'ospedale paperless e filmless, cioè via le lastre, che già ad oggi è l'obiettivo raggiunto. Oggi noi abbiamo Diesel Pax perfettamente funzionante, abbiamo addirittura l'opportunità anche di estrarre a domicilio i risultati delle analisi di laboratorio, quindi stiamo facendo più cose su questo fronte. Ci tenevamo particolarmente però a lavorare sulla carta donna perché è il primo tassello della costruzione del fascicolo sanitario personale del paziente. Senza fascicolo sanitario personale del paziente non c'è continuità assistenziale delle cure. È uno strumento potentissimo che dà l'opportunità al paziente in qualunque luogo si trovi, in qualsiasi circostanza, di portare con sé la propria storia clinica e quindi di agganciarsi immediatamente al circuito di cura in cui al momento viene ad inserirsi. Quindi un passaggio di estrema importanza perché, ripeto, fare un salto importante nella centralità del paziente nel processo di cura e collega tra loro i vari, diciamo, sistemi informativi con l'informazione del paziente e dell'azienda. Simpatico anche perché questa cosa l'abbiamo fatta in collaborazione, l'abbiamo pensata insieme con il collega di Salerno, una realtà del sud importante ed anche eccellente, anche loro so che hanno investito molto in questa materia, quindi ci è piaciuto molto fare questa cosa insieme, partendo io dall'ospedale e lui dal territorio. Io sono fatto a controllo. Io soprattutto dall'ospedale. Sono un'azienda debito, sì, capito, dico, tu un'azienda debito, io ho un'azienda. Però dico, io sono partito dall'ospedale, diciamo, la medicina generale, dai referti e dati ospedalieri, lui invece è partito, esatto, pur essendo un'azienda ospedaliera, con la medicina del territorio. E questo a dimostrare, mi risparmio tutto ciò che vi siete persi per il quarto d'ora che non ho potuto trattare con voi sul problema dell'ICT e vedere dove stanno le aziende in questo momento, per il pezzo che mancava, il ragionamento che stavate facendo. Questo è proprio un segno di come si possa provare ad integrare sia il sud con il nord. La dottoressa ha detto adesso torniamo al nord, in realtà stavamo ripassando anche per il sud, perché il progetto è fatto insieme con l'azienda ospedaliera di Salerno, e devo dire che pur essendo fatto con l'azienda ospedaliera di Salerno è fatto insieme alla medicina del territorio. Il che vuol dire che quando poi davvero si vuol provare ad integrare, o forse come provo a dire io, a togliere la G e a parlare di interazione fra i vari attori del sistema, quando poi si vuole, si fa un po' di olio di gomito, si riesce davvero. Non vi rubo altro tempo, passiamo alla presentazione del progetto. Il progetto fa riferimento alle donne e in particolare alle donne in gravidanza. Abbiamo preferito partire dalle donne in gravidanza per poi passare, lo vedremo alla fine, ad alcuni sviluppi possibili. Abbiamo voluto utilizzare anche un'immagine di una nostra dipendente, quindi il volto che vedete sulla carta, che è questo oggetto che vedete in alto sulla sinistra, che è una carta USB molto semplice. Ve l'ho portata perché è stato interessante anche lo studio, diciamo, della parte tecnologica che ci ha portati a scegliere questa carta piuttosto che un'altra. Ed è una carta con la quale la donna porta con sé tutte le informazioni relative alla propria gravidanza. Può essere inserita nella porta del PC e in questo modo può portare con sé, anche laddove non vi fosse la connessione a internet, evidentemente i propri dati. È un progetto che si inserisce nell'obiettivo 4 di cui si parlava questa mattina, salute dell'IGOV del 2012, e nel progetto, come diceva il dottor Del Favero, del filmless e del paperless. È rivolto a donne in gravidanza, mette a disposizione della donna una carta USB che consente di memorizzare referti firmati digitalmente e immagini. Noi siamo passati mano a mano alla refertazione con la firma digitale, in questo momento, come si diceva, per esempio, della parte dei referti della Dipartimento immagini, e quindi quelli legati alla gravidanza lo erano già fin da prima.
Ovviamente abbiamo lavorato nel rispetto della sicurezza dei dati, della tutela della privacy, e alla carta si accede attraverso una password personale che viene consegnata alla donna al momento nel quale le si propone e la donna aderisce di aderire al progetto. È possibile l'aggiornamento dei dati tramite una connessione internet, che quindi può essere, quindi la carta può essere aggiornata sia in ambulatorio nel momento nel quale si sta facendo la visita ed eventualmente l'ecografia, o viceversa la donna può aggiornare i dati da casa in un momento che ritenesse più favorevole. Consente, sempre nel rispetto di ciò che il garante ci chiede, l'oscuramento dei dati nel momento nel quale la paziente volesse non renderli disponibili per un'eventuale visita alla quale andasse successiva a quella della ginecologia. Noi abbiamo avuto casi di donne che sono andati, per esempio, al contrario, per consulto per un secondo livello, per problemi diciamo legati al feto, in altre sedi, e hanno portato in questo modo con sé le immagini direttamente su questo supporto. Non mi addentro, diciamo, nella lettura, ovviamente si è cercato di rispettare l'interoperabilità e quindi sono stati adottati questi standard che poi potrete trovare più nel dettaglio. Allora, cosa si è fatto? Noi siamo distribuiti su tre presidi ospedalieri, ma su due si opera nell'ambito della ginecologia e dell'ostetricia, quindi questi due sono stati diciamo le aree di intervento. C'è stata una fase di precampionamento perché evidentemente, come già questa mattina altri hanno detto, questo è un diciamo lo sviluppo di questo progetto ha portato a modifiche nell'agire all'interno dell'attività, quindi è stato necessario individuare un gruppo ristretto di medici e di operatori, formarli specificamente all'uso di questo dispositivo, ma proprio all'organizzazione dell'attività. È stato ovviamente chiesta l'adesione alle donne. È ovvio che se la donna non aderisce viene assistita esattamente come se aderisce al progetto. Sono state risolte criticità che potete alcune sicuramente immaginare, ed è stata messa a punto una diciamo abbondante, molti strumenti per la comunicazione. Perché? Perché la donna deve essere assolutamente informata dello strumento che le viene messo a disposizione, ma anche i medici di base devono essere informati di quello che possono avere a disposizione. Diciamo tutti i protagonisti di questa fase di produzione, diremmo, devono essere informati. È stata fatta informazione alla città, alla cittadinanza, interviste, comunicati stampa, cioè in modo che ci fosse, diciamo, un'alta temperatura di serra, come si suol dire, proprio perché ci potesse essere un interesse reale a un progetto che noi evidentemente ritenevamo importante. È stato scelto partire con uno dei due presidi, anche qui di nuovo per una questione di tipo organizzativo, e per potersi concentrare, per dare il massimo dell'efficacia. Noi abbiamo team diversi che operano nei due diversi presidi, quindi questa cosa era possibile. Poi si è passati, il progetto prevede di passare a una fase di campionamento dove la parte di comunicazione sicuramente ha un ruolo completamente diverso, dove però si va a allargare il gruppo medici e operatori a tutto lo staff che opera nel settore specifico.